È un esempio di sinergia virtuosa che credo dovrebbe essere assunto a livello regionale e in tanti altri contesti. Due atenei importanti della nostra regione coniugano le loro migliori competenze per realizzare un corso altamente innovativo, unico nel panorama nazionale, in quest'ambito, mettendo il tutto a servizio del territorio. Noi auspichiamo vivamente che questa nuova iniziativa possa nel tempo contribuire al miglioramento della sanità calabrese. È certamente un giorno di festa per l'Università della Calabria e anche per tutto il mondo accademico calabrese. Oggi prende il via il corso di Medicina e Tecnologie Digitali realizzato assieme all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Nell'aula magna dell'Unical anche l'intervento del rettore catanzarese Giovan Battista De Sarro, che ha sottolineato come i nuovi laureati saranno assieme medici e ingegneri. Assente, causa soppressione del volo, la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, che però è intervenuta via web. Medicina e tecnologie digitali è un corso che si presenta come estremamente innovativo e di innovazione noi abbiamo molto bisogno. Abbiamo già raggiunto 50 immatricolati, nuovi studenti, potremo arrivare ad un massimo di 66, 60 italiani e 6 stranieri, quindi speriamo che già nei prossimi giorni con gli scorrimenti delle graduatorie sarà possibile naturalmente raggiungere il numero completo, ma le attività già inizieranno oggi pomeriggio. Mentre la cerimonia era in corso, un gruppo di studenti ha manifestato perché sia garantito il diritto allo studio. Il rettore Leone ha bocciato la protesta come strumentale, affermando che l'Ateneo garantisce sempre il miglior servizio possibile, impiegando anche fondi propri.